Alla chiesa Pienovangelo a Trani, storie complicate ma necessarie, quelle di ragazzi finalmente usciti dal tunnel della tossicodipendenza grazie al centro Bethesda. Diverse sono le testimonianze e le storie, fortunatamente a lieto fine, di ragazzi che con il pastore Angelo Guarino girano città per città nel tentativo di diffondere un messaggio di speranza in chi ancora non l'ha trovato. Buonasera pace, sono Fabio, uno dei responsabili del centro Bethesda Taranto. È una missione cristiana che si occupa di recuperare ragazzi che hanno problematiche di dipendenza, qualsiasi tipo di dipendenza, problematiche a livello sociale, perché crediamo che solo in Gesù Cristo noi possiamo trovare la liberazione, poi noi possiamo trovare la salvezza. Salve, mi chiamo Massimiliano, ho 29 anni, vengo da Roma. Molto giovane, all'età di 11 anni, comincio a fare le prime esperienze con la droga. Fino ad arrivare a 28 anni, che ero completamente distrutto da molte sostanze. Quello che ho nel cuore dirvi è che Gesù mi ha cambiato. E prima non ero così, ero una persona violenta. Ma oggi con Gesù ho trovato tutto quello che mi mancava. Piacere a tutti, io mi chiamo Matteo, ho 22 anni e vengo da Catania. Io sono stato per 8 anni un tossicodipendente, da quando avevo 14 anni ho cominciato a fumare sigarette, ho cominciato a fumare canne, poi ho conosciuto la cocaina e infine il crack all'età di 17 anni e mi sono distrutto la vita praticamente. All'età di 22 anni mio padre non può più avere niente a che fare con me perché mi caccia fuori di casa. Mi caccia fuori di casa dove io vado a dormire in macchina per 6 giorni e per 6 notti, però c'era una voce dentro di me che mi diceva che non era quello il mio momento. Ora vengo alla conoscenza di questa di una missione. Decido di rendere la mia vita a Dio e ho detto in un momento: Signore, se tu esisti, allora entra nel mio cuore e fammi sentire la tua presenza. E in quel momento, da 10 minuti prima a 10 minuti dopo, la mia vita è stata totalmente cambiata e trasformata.